È stato rinnovato presso la SISAC l'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari e delle altre professioni sanitarie. Ne abbiamo parlato con Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI, il sindacato maggiormente rappresentativo della categoria. Siamo molto soddisfatti in quanto appunto la specialistica dal nuovo accordo è nell'ambito di quelle che sono le sue peculiarità, cioè viene specificato nell'accordo l'importanza e la centralità della specialistica ambulatoriale per quanto riguarda la gestione delle patologie croniche e del CTCA, per quanto riguarda l'invio a pronto soccorso in maniera impropria, quindi potenziare la specialistica per evitare appunto le liste d'attesa e quindi per assurdo il fatto che i pazienti più deboli, più bisognosi sono costretti ad andare a pronto soccorso, perché quelli che noi vediamo di più per assurdo all'interno delle strutture pubbliche sono quelle che hanno la capacità e la possibilità di pagare i ticket, il che non è una bella cosa, perché andiamo a far perdere proprio chi ha più bisogno rispetto agli altri. Poi il fatto della vaccinazione, quindi la possibilità anche nostra di integrarci per quanto riguarda tutte le tipologie di vaccinazione, sia in età pediatrica che praticamente in età adulta, quindi per quanto riguarda patologie e situazioni particolari nel momento, più appunto le liste d'attesa, per cui praticamente la specialistica viene utilizzata dalle aziende nel miglior modo possibile, in quanto poi tra le altre cose noi siamo quelli che operano già all'interno delle strutture. Quindi c'è maggiore attenzione e quindi anche la situazione economica, diciamo, è soltanto in questo momento di arretrati, ma si discute per quanto riguarda la rapida, diciamo, apertura del tavolo ulteriore per gli incrementi economici. Ecco Presidente, ma è possibile quantificare questi arretrati? Beh sì, gli arretrati sono dati rispetto a alcune tabelle che praticamente vengono, mediamente sarà un incremento di 140 euro a ora, diciamo, di arretrato, sto parlando di arretrato, di ore di servizio, quindi tutto il più sarà questo. E l'indennità di vacanza contrattuale è anche possibile quantificare? Sì, è lo 0,75%, quindi quella è entrata già e fa parte dello 140 euro che ho appena finito. Quindi diciamo uno specialista quanto potrà recuperare in un anno? Una maggiore cioè di servizio, quindi rispetto al numero di ore, quindi se uno ha un'ora prenderà 140, se uno ha 38 ore 140 per 30. Ecco, sì. Poi per quanto riguarda altre cose, diciamo c'è questo fatto appunto della maggiore attenzione appunto sul ruolo della specialistica per quanto riguarda la consulenza non solo del territorio per quanto riguarda la medicina generale, ma anche per quanto riguarda la gestione delle cronicità complesse, quindi quelle che vanno in ospedale ed escono dall'ospedale, per cui la specialistica potrà avere un ruolo importante proprio in questa tipologia di attività. Quindi insomma è soddisfatto, diciamo, dell'accordo? Soddisfatto, ovviamente la parte economica diciamo, non è un grande investimento, perché dopo 8 anni facciamo i calcoli, noi parliamo di 140 euro, ma per 8 anni di blocco, quindi praticamente non è una cosa molto, molto, molto significativa a livello economico, però insomma è già un ristoro almeno di quella che è stata, diciamo, la perdita economica in questi anni. L'altro discorso importante è che purtroppo però per esempio la specialistica ambulatoriale viene a costare circa 30 milioni diciamo, per gli incrementi per quanto riguarda la parte degli incrementi contrattuali, ma che però diciamo, se noi la rapportiamo ai 114 miliardi del fondo sanitario, ovviamente ci rendiamo conto di come viene magari tutta la parte medica non viene considerata in maniera importante, anche perché per esempio le convenzioni in totale sono circa 250 milioni di euro. Costo di tutte le convenzioni, parlo della medicina generale, della specialistica e della pediatria, sempre il rapporto ai 114 miliardi, secondo me sarebbe importante investire più sulle persone, che poi sono quelle che fanno la sanità, più che altro. Certo, pensa che il rinnovo di queste convenzioni possa, diciamo, aiutare anche al rinnovo del contratto della dirigenza medica? Assolutamente sì, ma anche il contrario, diciamo che sono strettamente legati sicuramente.